Benvenuti nella parte numero 6 di Biohazard del Sega Saturn utilizzando Chris Redfield. Questa parte sarà totalmente dedicata ai laboratori e facciamo decisamente attenzione perché se non vogliamo sprecare troppe munizioni perché ci serviranno, vi conviene evitare il più possibile determinati zombie oppure impiantargli un colpo in testa come ho fatto io in modo tale da non sprecarne ulteriormente. Adesso che abbiamo i tre dischi Mo, questi saranno necessari per salvare Jill o non salvare Jill. Questo dipenderà semplicemente dal finale che volete fare. In primis, dobbiamo assolutamente sbloccare le porte, che sono chiuse, diciamo, da una protezione di computer. E questa protezione la si può liberare accedendovi. In primis, raccogliamo anche il nastro di diapositive, che ci permetterà di scoprire un piccolissimo segreto non tanto carino di questi laboratori. Comunque, accediamo al computer dell'ombrella. Io faccio già il login, la password e tutto per il semplice fatto che conosco già il gioco da chissà quanto tempo e quindi faccio una cosa piuttosto veloce. Sappiamo che il login è John, ovvero un ricercatore, presente qua dentro, e la password è Ada, ovvero Ada di Resident Evil 2, che è la fidanzata proprio di questo ricercatore. Una volta inserito il tutto, ragazzi, la porta si potrà entrare tranquillamente. Inserendo le credenziali di John e Ada, possiamo decidere di sbloccare due porte. La B3, che è quella che non è protetta. Unlocked. Mentre la B2 servirà un'ulteriore password. E dobbiamo semplicemente inserire la password mole. Ci sarà un gioco per capire questa cosa. Però, siccome la cosa potrebbe risultare troppo lunga, farò sì di farvi vedere qual è direttamente la password e sbloccare la porta al piano di sopra. Una volta che abbiamo sbloccato tutto, adesso possiamo provvedere a utilizzare i nostri dischi Mo. Chiaramente stacchiamoci dal computer perché adesso non abbiamo nient'altro da fare e usciamo direttamente da questo posto. Perfetto. Entriamo quindi qua dentro perché c'era la stanza, quella della B3 da sbloccare, che era praticamente uno di questi qua vicino. Però attenzione, possiamo anche entrare qua dentro e vi farò vedere in parte come si può verificare, diciamo, il mistero della password mole. Allora, qua c'è anche un file da reperire. Spingendo questo armadio finto si possono tirare, attivare delle luci particolari che ci permetteranno quindi di vedere oltre ciò che è presente in un normale quadro. Unendo determinate parole, grazie al suggerimento del file, possiamo arrivare alla password mole, ma però non perdiamo ulteriore tempo. Qua ci sono degli zombie che consiglio di far fuori perché sono molti. Prendiamo questo file prima. Ecco,
uccidiamone ancora. Mi sa che forse uno è rimasto vivo, no, morti tutti. Ok ragazzi, qua possiamo inserire il primo disco Mo. E ci saranno proprio dei passi della Bibbia, eh? Roba da non credere. Comunque il primo disco Mo è andato. Adesso vediamo anche di trovare gli altri. Sì, qua è la stanza chiusa dove si troverà Jill, ma adesso non possiamo andare perché dobbiamo sbloccare gli altri dischi. Quindi andiamo di nuovo al piano superiore. Perché là c'era la porta che era stata, diciamo, sbloccata grazie all'ausilio della password Mole. Perfetto, entriamo qua dentro. Qua dovrebbe esserci presente un file. Benissimo, qua c'è uno sportello da aprire e premiamo il pulsante. Qua si attiverà, diciamo, questa colonna che servirà per ottenere la chiave dei laboratori. Inseriamo le diapositive dove qua vedremo praticamente tutte le armi bioorganiche create, proprio rapporto ufficiale, il Cerberus che abbiamo già incontrato. Carino, eh? Ma proseguiamo perché adesso c'è altro da vedere. Il Neptune ve lo ricorderete che l'abbiamo visto. E mi ha anche fatto molto male questo. L'Hunter, che abbiamo visto parecchi nella casa, anche se qua però non appaiono i tick. Chissà perché non hanno deciso di metterli. E poi il Tyrant, questo ragazzi lo vedremo tra poco. E il team di studi. Tra questi spunta Wesker, avete visto? Simpatica cosa, eh? Comunque, pensiamo adesso di reperire la chiave dei laboratori e adesso qua non abbiamo nient'altro da fare e scendiamo giù. Allora, la porta dovrebbe trovarsi proprio qui. Utilizziamo la chiave, questa non sarà più utile da utilizzare, quindi scartiamola. E adesso divertiamoci ad andare a sbloccare, diciamo, gli altri dischi Mo perché sono un pochettino quelli più complessi. Entriamo in primis qua dentro, ragazzi. Questa è una delle stanze che rompono un po' di più le scatole. Perché in questa stanza qua dovremmo essere abili a spostare le casse al fine di non fare attivare il gas presente in quella piccola griglia sul pavimento, in quelle piccole griglie. Raccogliamo i proiettili del fucile perché saranno abbastanza utili. E adesso cerchiamo di spingere le casse in maniera diligente perché è proprio un gioco molto particolare. Perfetto, quindi la prima cassa la si può considerare quasi effettivamente sì, a posto. Adesso spostiamo un attimo la scaletta per permettere all'altra di. Ok. Permettere all'altra di muoversi. Sì, dovrebbe essere a posto.
Benissimo. Oh Madonna, mi aspettate, eh? Ok, mi stava per venire un colpo. Ok, adesso dove siamo più tranquilli e sicuri. Spingiamo, perfetto. Non dovremmo avere grossi problemi. Quindi adesso spingiamo anche la scaletta. Che presumo... un pochettino più in qui. Bene. Questa è proprio la parte che fa perdere più tempo in assoluto. Ok, avete sentito questo... il rumore del meccanismo che si attiva? Presumo di sì. Ok, avete visto che qua cosa è presente, ragazzi? Altri proiettili della Magnum. Questi saranno molto utili per la battaglia finale. Adesso utilizziamo il disco Mo. Benissimo. Perfetto, la porta è stata sbloccata. E ritorniamo qua dentro perché dobbiamo ancora sbloccare un disco Mo. Sì. Giustamente. Ancora qua dentro. Questa qua, ragazzi, la si può considerare la zona sala macchine, dove qua si può riattivare praticamente tutta l'energia. Però adesso prima andiamo un attimo a riattivare l'energia per l'ascensore, che si trova esattamente qui. Perfetto. E tutte queste chimere qui, ragazzi, sarebbe meglio anche evitarle perché sono uno spreco di tempo e spreco specialmente di munizioni. E poi tornerebbero all'infinito, quindi cerchiamo di ignorarle. Qua dentro, ragazzi, dovrebbe esserci la possibilità di attivare il disco Mo seguendo... Ecco, fuori dalle balle. Scusatemi, se vi... Siccome... Mi siete molto simpatici. Ok. Abbiamo attivato il secondo disco Mo. Scusate, il terzo disco Mo. Adesso andiamo anche a attivare l'energia dell'ascensore. Perché abbiamo... Sì, attivato l'energia, ma adesso dobbiamo distribuirla in tutta la rete. E possiamo farlo proprio qua dentro, che c'è proprio un computer adatto alla nostra... alle nostre esigenze. C'è anche un meccanismo di autodistruzione, ragazzi, che attiverà Rebecca non appena ci sarà la possibilità. Perfetto, eccolo qui. La rete è stata distribuita, l'energia è stata distribuita in tutta la rete, quindi adesso l'ascensore lo si può utilizzare correttamente per arrivare al piano di sopra, dove incontreremo non solo il Tyrant, ma anche un'altra bellissima sorpresa. E vi posso dire, ragazzi, che nella prossima parte ci sarà una piccola sorpresa. Una sorpresa, diciamo, di esclusiva della versione Saturn soltanto giapponese, ragazzi. Quindi per chi possiede un Saturn PAL tutto questo non avviene, ma bensì è solo un'esclusiva della versione giapponese, la Gold Edition, diciamo. Qua vicino è presente una stanza dove possiamo risistemare la nostra salute, il nostro inventario, possiamo fare tutto ciò che a noi ci interessa. E ci sono anche dei proiettili della Magnum, avete visto? Quindi depositiamo i colpi del fucile perché non ci serve più, prendiamo la nostra Magnum. Dovrebbero essere qua vicino i colpi, eh? Quindi li prendiamo, eccoli qui. Combiniamoli, benissimo. Curiamoci. Oh, che bello. Prendiamo altri colpi della Magnum, quindi abbiamo praticamente 36 più 6, 42 colpi nella Magnum. Prendiamo queste erbette qua, facciamo un miscelone e andiamo poi al piano di sopra, dove potremmo divertirci proprio notevolmente. Adesso riapriamo l'inventario, sistemiamo di nuovo le piantine per ottenere un mega misceloide.
direi che siamo a posto, impugniamo la nostra magnum e usciamo direttamente da qui. Molto bene, adesso una volta che siamo usciti andiamo direttamente davanti all'ascensore e io vi saluto e ci sentiamo nei vari finali. Ciao a tutti e grazie per aver visto il video.